Quest'oggi parleremo dei migliori amici dell'uomo, che non sono questi massaggiatori per la testa, ma i cani. Scientificamente chiamato Canis lupus familiaris, il cane è uno dei pochissimi mammiferi al mondo che non deve fare nulla per sopravvivere, infatti gli diamo tutto quanto noi. Ne esistono varie razze, quindi con diverse caratteristiche fisiche, con diversi caratteri comportamentali, ma quelli che vi mostreremo in questo video hanno qualcosa in più rispetto a tutti gli altri. Comunque sotto nei commenti scriveteci se anche voi avete un cane e se siete riusciti ad insegnargli qualcosa di particolare. Che ne so, tipo capriola all'indietro. Anche cose più semplici, chiaramente. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like se volete un video simile anche sui gatti e seguiteci su Instagram. Detto questo, cominciamo subito a parlare di 5 cani da record. Il primo cane di cui vi parleremo è lui. Il suo nome? Jumpy. Ora però vi avverto, quello che vedrete vi sconvolgerà. Infatti Jumpy è il Tom Cruise dei cani, è una cosa pazzesca. È in grado di fare cose che nemmeno tu, caro mio che stai guardando questo video, sei in grado di fare. Ma partiamo. Sa andare con lo skateboard, sa guidare, sa usare l'hula hoop, che io non sono assolutamente capace, sa pitturare, sa camminare su due zampe e fare anche le scale, sa andare su una tavola da surf, fare le capriole e anche andare con il monopattino. Quando io ho visto questa cosa davvero la mia mente è esplosa. È segnato nel Guinness World Record perché ha fatto 100 metri in skateboard più velocemente di qualsiasi altro cane, impiegando 19,65 secondi. Sotto in descrizione vi lascio un link per un video in cui si vedono tutti i suoi trick, che è una cosa davvero assurda. Quindi dopo aver finito qui fateci un salto. Questa è Millie, una femmina di Chihuahua, conosciuta per essere il cane più piccolo del mondo in termini di altezza. Infatti misura 9,65 centimetri. I suoi padroni abitano a Porto Rico e si prendono cura di Millie da quando è nata circa 6 anni fa. Hanno detto che non è un lavoro semplice. Infatti, a causa delle sue dimensioni, è facilissimo non trovarla più. È capitato più di una volta che scomparisse in mezzo all'erba e quindi c'era il rischio che qualcuno la pestasse accidentalmente. Ma per fortuna non è mai successo nulla e quindi Millie sta più che bene. Comunque, per farvi capire meglio quanto sia davvero piccola, sappiate che è più bassa della maggior parte dei telefoni che vi portate in tasca. Maggie è stata il cane più vecchio della storia, infatti ha vissuto per 30 anni, il che tradotto in anni umani sono 133. Purtroppo è morta nel 2016, viveva assieme al suo padrone Brian McLaren in una fattoria a Victoria, in Australia. Sfortunatamente non è riconosciuta dal Guinness World Record perché Brian ha perso i fogli della sua adozione. Secondo il Guinness, il cane più vecchio della storia è Bluey, che è nato nel 1910 ed è rimasto in vita per 29 anni. La coincidenza più incredibile è che anche questo cane viveva a Victoria in Australia, proprio come Maggie. Normalmente un cane è in grado di imparare una decina di parole, il suo nome, zampa, seduto e così via. Ma questo non è il caso di Chaser, il cane più intelligente del mondo. Lei infatti ha un vocabolario di oltre 1000 parole. Vedete questi giochi? Sono parecchi, ma lei è in grado di distinguerli tutti quanti. Oltre a questo sa interpretare anche qualche verbo. Infatti se gli dicono metti giù questo gioco e portami quell'altro, lei lo farà. Il suo padrone è il dottor John Pilly, un professore di psicologia ormai in pensione in South Carolina. Questo bestione di 1.118 metri e 62 kg si chiama Zeus. Era un cane di razza alana, residente a Otsego, in Michigan, negli Stati Uniti. In un'intervista la sua padrona Denise Dorlang afferma che nonostante le sue enormi dimensioni, Zeus era un cane molto allegro e tranquillo, infatti veniva chiamato Gigante Buono. Nell'ottobre del 2011 venne proclamato come cane più grande di tutta la storia. Sfortunatamente nel settembre del 2014 Zeus morì per cause naturali. Attualmente il cane più grande del mondo ancora in vita è Freddy. Come Frederick? Ciao Frederick! Ciao! Anche lui di razza lana misura ben 1.35 metri. Abita in Gran Bretagna con la sua padrona Claire Stoneman, la quale ha dovuto cambiare ben 26 divani a causa dei suoi due cani. Cioè hanno sfasciato metà Ikea.
Ed ecco ragazzi, questi erano 5 cani da record. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace ed iscrivetevi, condividetelo con i vostri amici e se avete ancora tempo passate a vedere un altro nostro video.